Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi mi rivolgo, devo dire, in particolar modo a noi donne. Noi che riempiamo sempre le nostre borse di qualsiasi cosa, per qualsiasi persona, perché diciamocelo, ci prendono sempre in giro sul fatto che portiamo sempre queste borse enormi, però poi arriva sempre la domanda: in caso puoi mettere anche questo? Puoi mettere questa mia cosa? Puoi mettere quello? Hai lo spazio per portafoglie? Il mio cellulare? E quindi, insomma, la nostra borsa si riempie sempre di più. Ma quanto è difficile a volte trovare la cosa necessaria che serve nella maniera più rapida, e trovarla in questo insieme di oggetti è sempre molto difficile. Ci avete chiesto di trovare una soluzione in merito e noi ovviamente l'abbiamo trovata. Analizziamo insieme nel dettaglio la sacca in tessuto. Questa è la nostra sacca 100% cotone ottoman, che misura 30 cm di altezza per 30 cm di larghezza. Il tessuto ottoman ovviamente è caratterizzato da una struttura serrata a coste orizzontali davvero molto marcate, e poi ovviamente nella parte superiore qui ben incastrato c'è anche il laccio in cordino per chiudere praticamente la vostra borsa. Vediamo adesso però i colori attualmente disponibili. La variante di colore che abbiamo visionato finora, che è questa appunto, è azzurro. Questa ovviamente è la sacca in tessuto ottoman nera. Questa invece è la variante verde acqua. Questa invece è un classico grigio. Questa invece è la variante perla. Questa invece è un classico blu. Questo invece è glicine. Quest'altra variante è il beige. E concludiamo, almeno per il momento, con cappuccino. Praticissima, l'avete vista, della misura giusta 30x30. E poi non è detto che in futuro possano arrivare altre soluzioni simili, magari di altre misure, sicuramente di nuovi colori. Parliamo di una sacca che, come avete visto, è davvero di qualità, 100% cotone, tessuto ottoman, ormai garanzia di qualità Tessiland, che sicuramente avrete avuto modo di utilizzare per foderare le borse. Vediamo adesso però come può essere utilizzata un po' nel dettaglio. Questa sacca ovviamente va inserita all'interno di una borsa, di una che avete già pronta, oppure ad esempio può star benissimo nelle classiche borse Yuta. Guardiamo bene come potreste applicarla. Per inserire la sacca all'interno di una classica borsa Yuta, sicuramente acquistare quella che riporta le misure 30x30 è l'ideale, in quanto avrà appunto le stesse misure della sacca. La prima cosa da fare, in modo tale che possa essere applicata davvero molto rapidamente e semplicemente, è quello di capovolgere la borsa in Yuta. Una volta quindi capovolta perfettamente con la parte interna visibile, dovrete semplicemente prendere la vostra sacca e porla qui, direttamente sulla borsa. Cucirla, mettere due punti, una classica imbastitura sulla parte bassa e anche sul laterale, ma mi raccomando, badate bene, deve essere meno della metà, in modo tale che poi quando andrete a chiudere il vostro sacchettino ci sia comunque lo spazio per non danneggiare la borsa e quindi lasciare la parte fissa della borsa e allo stesso tempo la parte mobile invece della chiusura della sacca. Oppure vi diamo ancora un'altra idea: invece di cucire la vostra sacca, potreste applicarla ponendo qui sui lati e sulla base delle chiusure magnetiche, in modo tale che potrete ogni volta cambiare la vostra sacca di borsa in borsa. Pratico, no? In questo modo, come potete vedere, avrete poi lo spazio per inserire ancora altre cose, che siano ciabatte da mare, telo da mare, qualsiasi altra cosa. E se deciderete di non cucirlo o di non fissarlo, tirandolo fuori, la vostra borsa sarà perfettamente intatta. Oppure pensate anche a queste bellissime borse in paglia da poco arrivate sul nostro catalogo Tessiland, davvero molto belle, pratiche, però diciamolo, senza una chiusura apposita potrebbero magari, ecco, non essere proprio sintomo di sicurezza. Bene, con la sacca potete tranquillamente inserirla e inserire gli oggetti che preferite e portarla quindi sempre con voi. Quindi, che sia per i trucchi, che sia per il portafoglio e il cellulare, che sia per le chiavi, che sia per portare le cose più urgenti, per
che sia per portare semplicemente le cose tipiche del mare, però in maniera sicura, in modo tale da non perderle o da non rischiare che qualcuno... Oppure per portare con sé l'occorrente per ad esempio cambiare un neonato, pannolino, salviettine, cremina, mini fasciatoio e via. Il gioco è fatto. Potrete davvero utilizzarlo in tantissimi modi ed essere un valido sostituto a tutte quelle buste, bustine che abbiamo ogni volta dentro le borse, che riempiamo e che quasi a volte ci vergogniamo di tirar fuori. Io vi ringrazio sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, su tutte le nostre novità e su tutte le nostre idee. Noi ci vediamo al prossimo prodotto. Ciao! Thank you.